Possesso dell'Ancos Roma con Mortaroli. Imbastisce a sinistra la trama, palla ancora dentro per Mortaroli, ce l'ha sul destro e la mette all'angolino col piattone. Un gol fantastico di Mortaroli che porta in vantaggio l'Ancos e segna il suo nono gol stagionale. Chiusura difensiva e la ripartenza di Andrea Valerio. Lato sinistro del campo, rientra, vuole scaricare il destro, alla fine cede il pallone al compagno. Apertura col mancino di Chimeri, la palla al centro e l'uscita di Bolletta che salva il pareggio. Valerio, una finta imbucata, la chiede di ritorno, eccolo Valerio con l'interno del piede, risponde Bolletta ma ce l'ha ancora buona il numero 7, la lascia lì, ci prova anche Titta, la risposta e poi la traversa colpita da Mari. Tripla occasione per il Magnitudo, alza la gamba ma non lo fa in maniera fallosa Titta, si continua a giocare, è un 5 contro 3. Palla all'indietro per Valerio col destro deviato, il palo che risuona al Totti Sporting Club, fuori da Mortaroli, deve appoggiarsi allora a ripartire da Chimeri che prova l'imbucata, movimento alle spalle, il tocco al centro, conclusione di Titta ed eccolo a 5 dalla fine del primo tempo il gol del pareggio del Magnitudo, ha segnato Gabriel Titta, il terzo gol in Serie A. La scarica con Cutelli, Mortaroli, 1-2, arriva sul fondo, Mortaroli la incrocia ed esce di un soffio la conclusione del numero 21 vicino alla doppietta. Riesce a tenerlo in campo, Pacifico con un 1-2 si orienta, era pronto a preparare anche la botta, c'è Di Mario largo, Pacifico va da solo e deve distendersi l'estremo difensore del Magnitudo, calcio d'angolo per l'Ancos, pericolosa con Pacifico, viene incontro e conclude, traversa clamorosa colpita da tre carichi, vicinissimo al nuovo vantaggio l'Ancos. Pareggio che in questo momento serve ben poco a tutte e due. Il cross in mezzo e la zampata vincente di Di Mario che fredda il Magnitudo subito inizio secondo tempo. È 2-1 per l'Ancos, il gol del 9. In questo caso non tocca il pallone con Cutelli. E allora contropiede per gli avversari con l'ingresso in area con il destro che spiazza Bolletta. Ha pareggiato di nuovo il Magnitudo, lo ha fatto con il numero 10. Gabriel Titta che firma la sua doppietta personale. Esce dal traffico Mortaroli in palleggio con tre carichi, se la sa soffiare, arriva il gol del sorpasso del Magnitudo con la tripletta di Gabriel Titta. Mortaroli riceve, guarda la porta e calcia, respinge Di Maulo con i pugni in verticale, tre carichi, anticipa e riparte Pacifico, guarda la porta, ci prova Pacifico, altra traversa del 10, incredibile come nel primo tempo quella di tre carichi, adesso legno per Pacifico. Tollardo va largo, il cross basso per Di Mario che liscia e riesce a metterci una pezza. Natti, calcio d'angolo per l'Ancos. Siamo quasi a metà del secondo tempo. Il cross dentro per Di Mario. Ha salvato ancora sulla linea Natti. Di Mario. Tollardo. Grande verticalizzazione. Mortaroli in area di rigore. Supera Di Maulo. E riporta di nuovo in parità il match. 3-3. Recupera anche l'Ancos. Con Mortaroli doppietta. Mortaroli, finta per un attimo il tiro, poi premia la sovrapposizione di Proietti, pallone dentro, si gira in un fazzoletto e segna il gol della rimonta Matteo Tollardo, palla all'angolino, 4-3. Ancora in zona Di Mario, palla che esce, ci può riprovare Cupperi, risponde Di Maulo con Di Mario davanti a lui che lo disturbava. Si è salvato di nuovo in corner, prova a passare su Pacifico che lo tiene e arriva il triplice fischio, vince l'Ancos Roma 4-3 contro il Magnitudo.